Edoardo Tavassi, chi è la mamma? Età, lavoro, foto Instagram. Emanuela Fuina è la mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi, ma è anche un volto noto del mondo dello spettacolo. Avendo lavorato in TV sia come attrice che come showgirl, ha preso parte, infatti, ai film Pala al centro e Un tassinaro a New York, oltre ad aver lavorato con Renzo Arbore e Nino Frassica in Indietro tutta. Emanuela Fuina è nata a Palermo l'8 agosto del 1966. Ha sposato prima Luciano Tavassi, da cui ha avuto Edoardo e Guendalina. La separazione del primo marito l'ha costretta a un'estenuante battaglia legale per la custodia dei figli che furono affidati al padre. Nel 1994 Emanuela si è sposata in seconde nozze con Gianfranco Nespoli, con il quale vive a Roma e dal quale ha avuto due figlie. La madre dei due naufraghi si chiama Emanuela Fuina ed è un volto non sconosciuto al mondo dello spettacolo. In passato, infatti, ha lavorato in TV con Renzo Arbore e Nino Frassica e ha recitato in film come Pala al centro e Un tassinaro a New York. Il padre è Luciano Tavassi. Emanuela Fuina è la madre di Edoardo e Guendalina Tavassi. Avuti dalla relazione con Luciano Tavassi, si è fatta conoscere al pubblico grazie alla partecipazione in diversi programmi televisivi. Primo tra tutti Indietro tutta con Renzo Arbore e Nino Frassica, dove è stata una showgirl, una delle ragazze Coccodè. E poi comparsa anche negli show L'Araba Fenice sul Taglia 1 e Fantastico, alla fine degli anni 80. Nell'edizione condotta da Enrico Montesano e Anna Oxa. Nel corso della sua carriera è stata anche attrice, sia sul piccolo che sul grande schermo. Ha recitato nella fiction Commesse, andata in onda dal 1999 al 2002. Insieme a Sabrina Ferilli e Nancy Brilli. Al cinema è stata tra gli interpreti di Pala al centro, diretto da Federico Moccia, Un tassinaro a New York, Belli freschi e La più bella del reame, ispirata alle memorie di Marina Ripa di Meana. Il rapporto con Guendalina è stato difficile, c'è voluto tempo perché le due donne ricucissero il rapporto. Ma il rapporto è migliorato solo grazie alla nascita della sua primogenita Gaia, mia figlia Gaia ci è riunite. Ho capito che una chance si dà a tutti. Una mamma la troverai sempre a braccia aperte, qualunque errore tu possa commettere. Ora Emanuela è una nonna amorevole per le sue nipotine. Seppure Edoardo e Guendalina, per via della difficile situazione tra i genitori, hanno vissuto uno con il padre e l'altro con la madre e si sono ritrovati solo durante l'adolescenza. Emanuela Fuina è presente su Instagram con 44.800 follower. Și poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei.